trasmettiamo attraverso il canale Tenerife World, che sta da questa parte, eccoci qua. Allora, volevo raccontarvi che abbiamo rimesso in sesto tenerifeworld.eu. Tanti amici mi chiamano per dire: ma quella storia dei 7 anni a Tenerife, ma è finita? E io vi dico: no, non è finita, anche perché a una certa età ci piace catalogare tutto quello che noi abbiamo fatto nella vita, e è molto divertente ritrascorrere dal 2010 fino al 2017 una storia che sinceramente la rifarei 1000 volte. Adesso la domanda è: ma è sempre valida essere un viaggiatore del mondo? Perché sono domande che anche io, che ho vissuto quell'attimo della mia vita bellissimo, lo rifarei veramente 1000 volte. Lo spirito sicuramente è diverso adesso, però a distanza, io sono uscito dall'isola nel 2017, stiamo nel 2022, stiamo parlando di 5 anni. Che sarà successo nell'isola? Pur avendo un paio di figlie, 5 nipoti, tantissime persone, però mi piacerebbe riandare a trovare quei personaggi dell'epoca. Adesso io vi faccio vedere una cosina simpatica. Tolgo la musica, eccolo qua, e vi presento il nuovo portale Tenerife World. Al centro, alla grande, il link corso di spagnolo a Tenerife realizzato da mia figlia Giorgia, e c'è un link specifico che vai direttamente nella sua pagina e ti metterà subito in condizione di comunicare in spagnolo. Poi, guardando un pochino, mi è capitato un po' di video, eccolo qua. A Tenerife c'è questa signora che è una collega, che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, perfetto. Siamo gemelli, io e lei. Siamo gemelli, e quindi adesso vi lascio a... Questo è stato realizzato il 22 ottobre del 2014. Pensate, tanto tempo fa. E questo qua è il video. Io vi lascio all'ascolto e ci vediamo dopo il video. Per tutti quelli che ci seguono, che cosa è Tenerife? Francesco Callori oggi è venuto a fare una visita alla mia amica Nadia. Ciao caro. Mi piacerebbe che Nadia si presenta da sola, così almeno capiamo dove stiamo. Dove siamo, Nadia? Il continente, proprio parto dal lontano. Sì, come vuoi, naturalmente. Perché... uno scoop di Tenerife, siamo mesi per sempre, noi siamo gemelli e di conseguenza è uno d'anima, scoop d'anima. Non ci somigliamo moltissimo, però esteticamente, perfetto, ma forse interiormente sì. Prosegui. Sì, allora Nadia Voledo Diò, siamo in Canaria, Tenerife, precisamente nel sud di Tenerife, a Torriscas, Fania B, zona Torriscas, Fania B, Hotel Isla Bonita, Perruccheria Vanity. Fantastico. Solo per chi è vanitoso. Certo. Chi perché, non ci piace più di tanto, no. Per chi vuole essere un po' vanitoso, può venire qui da Vanity. Andiamo in vacanza a Tenerife o andiamo a vivere a Tenerife. No? Sì, io ho 21 anni che sono qua, quindi ecco, ne ho viste qualcuna. Meglio di Nadia, ne ho viste, non ci può raccontare. Ne ho viste passare tante, ne ho viste pochi sono rimasti. Purtroppo, perché bisogna lottare con le unghie e con i denti per rimanere qua. Siamo stranieri sempre, anche se io mi sono inserita abbastanza bene. Amo molto quest'isola, principalmente per il clima, la cosa che penso spinge chiunque. A livello fiscale era meglio, era, perché adesso più o meno siamo lì. Giusto, siamo anche lì, qui si siamo pagano lì, le si tasse. Pagano tutte le tasse del mondo. Bene, bene, bene. Io adesso ho fermato un attimo anche per raccontare che sto rimodulando tutto questi video, 250 video, tantissimo, da quando sono partito da Roma a Tenerife,
e tanti aneddoti. Adesso piano piano nei prossimi giorni cercherò di rimontare un po' la cronistoria del viaggio, però la cosa, quello che questo video è proprio specifico, primo iscrivetevi al canale Calori Francesco, dove c'è questa playlist Sette anni a Tenerife, dove questo video sarà postato. Ma la cosa importante, sto cercando degli inviati speciali, perché con le nuove tecnologie adesso io vi manderò un link e potrete andare in diretta e raccontare insieme a me quello che sta succedendo adesso sull'isola. Allora, per chi fosse interessato, sotto potete lasciare una descrizione che sei interessato e ti posso contattare privatamente, così vi faccio vedere la semplicità che c'è adesso, che si può raccontare un luogo con le varie testimonianze delle persone. Io sto contattando qualche amico, come Nadia, adesso il video ci è servito solamente per introdurre questo cambiamento, questo proseguimento di Tenerife World. Ricordo, io sono in Italia, mia figlia Giorgia è in Spagna, possiamo collaborare in remoto benissimo con lei, e quindi come punti di riferimento siamo forti e andiamo avanti. Così potremo raccontare anche Tenerife, che cos'è adesso, fare un punto della situazione, perché Tenerife rimane sempre un posto meraviglioso, dato che lavoriamo tutta la vita, a un certo punto verso i 50 anni ci prende la crisi e vogliamo cambiare vita. E Tenerife è uno dei luoghi magici vicino da noi dove si può realizzare questa cosa qua. Allora, iscrivetevi al canale Calori Francesco, fatemi crescere. Sto facendo un sacco di cose adesso con questa tecnologia di parlare con voi. Sto scrivendo un videocorso per le station, per i parrucchieri. Ho un negozio di parrucchieria a Tor Vergata dove stiamo registrando. E quindi abbiamo veramente tante iniziative in corso. Però la cosa importante è Tenerife. Per me, I love you, ne voglio parlare ancora. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, non so quando, ma ci vediamo. Iscrivetevi al canale. Ciao.